Ciao ragazze, bentornate sul mio canale A Tutto Tondo VOD. Finalmente video collaborativo con un gruppo, in questo caso Katie Centos, che saluto e do un bacio, da tanto che non collaboravo con loro. Finalmente riesco a fare un video ricettina veloce. Come vedete ci sono le mani di mia mamma, l'aiutante, oggi mi aiuterà. Un video estivo. Visto che io il make up e tutto il resto non ci sto più tanto dietro per tanti motivi che non spiego qui, ma presto riprenderò, volevo fare un video estivo fresco. Qui abbiamo il mango, volevo fare il sorbetto. Ragazzi, è veloce, l'unica cosa che dovete fare è attendere, che il mango diventi, ghiacciato. Per fare questo vi dico tutto quello che serve. Come vedete c'è la scatola dei mango. Facciamo vedere il mango. Sapete tutti qual è? Questo qui ne basta uno bello grande. Questi sono medi, però va benissimo. Poi ci servirà un coltello o un pelapatate, dipende voi come vi trovate meglio. Un frullatore per frullare. L'importante è che ha la modalità che triti il ghiaccio. Io non so quello che riuscite a vedere perché sto registrando con il cellulare, quindi un semplice frullatore che ha la versione, cioè la versione, scusate, la modalità trita ghiaccio. Perfetto. Dopodiché ci servirà un bicchiere o una coppa, una coppetta, come vi pare, per versarvi dentro appunto il sorbetto. Faccio vedere come procedere per fare il sorbetto. Perfetto, noi siamo pronti per tagliare il mango. Mi dimenticavo, prima occorre, non vi ho detto che serve anche una bustina di quelle apri e chiudi o delle semplici bustine, quelle per uso da cucina per congelare. Perfetto, ora taglieremo il nostro mango. Più possibilmente ovviamente faremo una buccia fina, non si dice buccia fina, comunque taglieremo il mango finemente, nel senso non togliendo tanta buccia. Dopodiché lo taglieremo a pezzettini. Perfetto, abbiamo finito di sbucciare il nostro mango, come vedete è sottilissimo, vedete? Adesso lo taglieremo a strisce, poi a pezzetti, in base a come vi trovate meglio, anche perché il mango praticamente è tutto osso, infatti qui c'è il seme, è un grande seme ovale, quindi non, il prodotto viene, però dovete fare attenzione appunto al nocciolo che è al suo interno. Quindi dopo che abbiamo tagliato a fettine e ridotto il mango a pezzetti regolari, non tanto grandi perché ricordatevi va messo nel congelatore per farlo appunto freddare e congelare. Dopo va messo appunto all'interno del frullatore e va frullato. Quindi il consiglio che vi do io, almeno che avete i robot, quelli da cucina professionali, di non tagliare cubetti troppo grandi di mango. Come vedete mia mamma si stava chiedendo: ma questo lo taglio? No mamma, questo non lo devi tagliare perché è appunto l'osso, cioè il seme, il nocciolo, chiamatelo come vi pare. Vedete? È molto grande. Adesso mia mamma li farà a pezzi o comunque a pezzetti. Li abbiamo tagliati a pezzetti, quindi più o meno di questa dimensione, e vanno inseriti all'interno della nostra busta e vanno nel congelatore. Non so dirvi per quanto tempo perché dipende da che tipo di congelatore avete. A me secondo me basterà un paio d'ore perché il mio frizza veramente in poco tempo. Quindi ci rivediamo quando il nostro mango si è tra virgolette solidificato, cioè ghiacciato, per poi fare il passaggio successivo al frullatore e così farlo diventare un buon sorbetto. Perfetto, questo è il risultato del mango dopo qualche ora di freezer. Procediamo a metterlo all'interno di un boccale di un appunto un frullatore. Vi ricordo che deve avere l'opzione trita ghiaccio. Inseriamo il mango congelato all'interno appunto del frullatore. Andremo a frullare e vediamo cosa succede. Eccolo qui.
adesso chiuderemo. Il nostro sorbetto è pronto. Adesso vi faccio vedere. Apri mamma per favore. Voilà! Lo vedete che bello? Adesso prendiamo un bicchiere e mia mamma lo verserà dentro il bicchiere con l'aiuto di una paletta o di un cucchiaio. Faccio vedere. Vedete che bello? Ok, ne basta giusto un po' per farvi vedere. Vedete? È una specie di mousse al mango. È buonissimo, perché prima mentre frullavo ho assaggiato un po'. Allora, ovviamente ci sono tante varianti. Lo potete fare con la menta, che è molto buono. Però vi raccomando, dipende che menta usate. Se usate quella essiccata, metteteci proprio giusto una puntina, ma ecco, tipo così, non tanto, perché altrimenti poi copre il sapore del mango. Potete fare pesca e mango se vi piace, pesca e kiwi con mango, mischiare i frutti, verrà sicuramente molto bene, dipende a vostro gusto. Io ho fatto solo questo perché insomma è fresco e buono, a me piace molto il mango, piace anche a mio marito, tant'è vero che ogni sera gli preparo i frullati con latte e mango. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Io ringrazio tutte le ragazze della collaborazione e soprattutto ringrazio Katie Centos. Ciao, alla prossima!